davanti i romani ed egli sale sulla croce, mi si perdoni il paragone, come i patrioti danesi sotto il nazismo andavano alla morte. Carl Theodor Dreyer, il grande regista danese, forse il massimo poeta tragico dello schermo, è scomparso senza avere potuto realizzare il suo sogno. Poco prima di morire aveva consegnato alla televisione italiana il copione sulla vita del Cristo. Almanacco stasera vuole ricordare questo artista nobile e rigoroso, non tanto attraverso i suoi film, dalla passione di Giovanna d'Arco a Dies Irae, dalla parola a Gertrude, quanto seguendo un itinerario spirituale, un pellegrinaggio nel suo mondo, nella sua città, nella sua casa, tra i suoi cari, nel regno del suo lavoro solitario e silenzioso. Sulla traccia delle ultime parole pronunciate in un'intervista del novembre scorso. Amo profondamente la vita, tutti gli esseri veramente vivi. E i miei film vogliono essere una serena meditazione sul grande mistero della vita, non sulla morte. Che cos'è un cinema soggettivo? Un cinema dell'oggetto, dove il soggetto è diventato, in quanto scisso dall'oggetto, condizione necessaria del processo di alienazione, fondamento del potere dell'uomo sull'uomo, lì la riscoperta critica dell'oggetto come dimensione soggettiva, vivente con e per il soggetto, suo prodotto, che sta in suo potere trasformare, è il punto di partenza di un ritorno all'uomo, alla sua riscoperta critica. Penso alla tazzina di caffè universale e alla montagna interminabile, tazzina e montagna viventi, a deux trois choses e a the art of vision. Verranno da questi griffithiani prototipi,